Buon pomeriggio a tutti, grazie di avermi ospitato, grazie soprattutto direi veramente grazie a Lega Coop, perché il documento che ho avuto modo di leggere in questi giorni è veramente un po' un punto fermo di quello che in questo momento si sta muovendo a Bologna e ne condivido pienamente praticamente quasi tutto. Mi scuso se sarò un po' caotico, ma stiamo trasformando uno dei nostri locali che avrà il 27 e non ho avuto moltissimo tempo, per cui ho buttato giù alcune cose, alcuni punti e sarò forse un po' caotico, forse un po' così, però insomma perdonatemi, ma veramente siamo un po' presi in questo periodo. Dunque, volevo fare rapidamente un po' la storia della cantina Bentivoglio, penso che lo sappiate tutti, io gestisco questo locale da 22 anni, non voglio incensarmi, però credo che la nostra esperienza sia abbastanza significativa e emblematica. Noi, ripeto, siamo nati 22 anni fa, da 20 anni proponiamo praticamente tutte le sere dell'anno, per 9 mesi all'anno proponiamo jazz dal vivo. Lo facciamo in modo organico, in modo ragionato, in modo pensato. Nel mio piccolo penso di fare cultura. Ho sempre fatto rassegne, per cui ho una doppia identità. Da un lato tutte le sere presento realtà locali o diciamo così regionali e quindi servo da palcoscenico per realtà diciamo così in via di sviluppo, che comunque devono avere delle caratteristiche di grandissima qualità. Non si viene da me a provare, si viene da me con dei progetti, si viene da me con già dietro un percorso di preparazione artistica, di studio, eccetera. E poi, mediamente, una volta alla settimana, una volta ogni 10 giorni, ospito grandi gruppi. Nel tempo mi sono specializzato, e questa è una cosa di cui sono veramente molto orgoglioso, in quello che io chiamo la via italiana nel jazz. Perché non tutti lo sanno, ma insomma in questi ultimi 10 anni circa il jazz italiano ha veramente grandissimo respiro, è diventato importante a livello internazionale e abbiamo tutta una serie di grandissimi artisti italiani che propongono questa via italiana nel jazz ad altissimo livello, e siccome un po' mi piace e poi ci credo, io li ho chiamati sempre di più, per cui direi che sono veramente abbastanza specializzati in questo. Questo non toglie poi che faccio anche grandissimi americani. Sabato scorso ho fatto la Mingus Dynasty, che è considerata una delle prime 10 jazz band del mondo in assoluto. C'era anche la vedova di Mingus presente in sala, è stato un mini evento, i presenti se lo hanno detto, non lo dico io, che è stato il più bel concerto jazz che è stato fatto negli ultimi mesi a Bologna. Insomma. Vabbè, tutto questo. Ad estate organizzo il salotto del jazz, porto il jazz in strada, metto i tavolini in mezzo alla strada, abbiamo federato i quattro locali che sono intorno a noi, facciamo questa bella manifestazione con grandissimi problemi di vicinato, per cui mi dicono: lei è bravissimo, faccia il jazz, mi raccomando, però guardi, c'è una famiglia, sa, ci sono due pensionati, faccia il jazz senza batterie, senza sassofoni. E io dico, faccia ben finire alle 11:30, quest'anno novità del 2009, sarebbe meglio se finisse alle 11. Cioè a Bologna non è possibile fare una manifestazione di jazz acustico che finisca dopo le 11:30 di sera, eh? Questo è un altro grande problema, perché tutti coloro che qui dicono vorremmo andare a incidere sul territorio della città sappiano che come escono fuori dai loro contenitori belli, istituzionali, insonorizzati, tranquilli, come mettono il naso in strada, si scontrano contro delle realtà, ragazzi, che non sono facili poi da gestire. Io ho una presenza di 4.000 persone nel salotto del jazz, ho una famiglia di due pensionati che ho contro e sono costretto dentro dei limiti pazzeschi, perché poi manca un regolamento comunale oggettivo che dica i signori devono star zitti fino a mezzanotte, non dico mica tanto, insomma, ecco, va bene? Vabbè, questo per dire. Ora, tutto questo perché è possibile? Perché questo è poi il punto, ripeto, non voglio incensarmi. Perché io esisto? Esisto per tanti motivi che sono un po' geografici, cioè sono dove sono. Probabilmente non potrei fare quello che ho fatto se non fossi dove sono fisicamente. Un po' perché ci siamo noi gestori della cantina Bentivoglio, con tutta la nostra voglia di fare delle cose, di farle in maniera eccellente, la nostra passione per quello che facciamo. Ma soprattutto esistiamo perché siamo Bologna. Questo che cosa significa? Che a conforto di tutto quello che è stato detto e scritto,
Cioè, la grande produzione di cultura che viene fatta a Bologna, non ci dimentichiamo, esiste perché abbiamo cittadini che ci vengono ad ascoltare. Chiaro, questo è un dato fondamentale. Io lavoro con Umbria Jazz da 15 anni, sono il presentatore ufficiale di Umbria Jazz, sono amico del vertice della piramide. Dicono loro che darebbero un braccio per avere il pubblico che abbiamo noi a Bologna, perché i perugini, dopo 27 edizioni di Umbria Jazz, dicono: ah, questa settimana c'è il jazz, punto. Chiaro, ecco, una delle prime 5 manifestazioni di jazz nel mondo, ecco. Voglio dire, noi, e non hanno altro, si sono inventati Aero Chocolate, per dire, noi abbiamo una straordinaria, ma veramente straordinaria produzione di eventi che esistono in gran parte perché siamo dove siamo, ecco.